namo bada kalami wahinum tenzufunami fifadai baina fadai lama kalma hufil vodu la pace e lo sguardo mi ferisce il cuore in un sogno, parola dopo parola, e gli occhi sanguinano acqua nello spazio tra lo spazio. La pace non ha posto nell'esistenza, perché no? Questa sera, nell'ambito di 7 giorni con le donne per i diritti umani, abbiamo incontrato Anna Elena Viggiano del Coordinamento Donne di Amnesty International Italia e Farida Kilani, che è una regista palestinese che ha sottoposto il suo lavoro Roots in the Middle al Cinecircolo Maurizio Grande nel 2020, ed è un piacere ritrovarti a Diamante in questa nuova situazione, in questa nuova iniziativa. Com'è ritornare a Diamante e ritrovarci qui per la nuova iniziativa del Mediterraneo Festival Corto? Io lo dico sempre, è veramente bello essere in Diamante, è una come una famiglia per me, è veramente importante fare come queste discussioni, avere come queste discussioni per i diritti umani, per i diritti delle donne, per i diritti delle donne palestinesi, ma anche delle donne ovunque nel mondo, per dare voce per loro e sempre lottare con loro per la liberazione di tutte le donne. E Anna Elena Viggiano del Coordinamento Donne di Amnesty International Italia. La situazione ovviamente dei diritti delle donne nel mondo, ma soprattutto in Italia, perché a volte guardiamo lontano e spesso ci dimentichiamo il vicino. Beh sì, come Amnesty International noi stiamo portando avanti, come dicevo anche stasera, ovviamente sono felicissima di essere ritornata qui a Diamante, dove ho cominciato durante la prima edizione del Mediterraneo Festival Corto. Stiamo portando avanti la campagna del consenso per cercare di modificare la legge del nostro codice penale, che è la 609 bis, affinché il sesso senza consenso venga riconosciuto come, diciamo, una mancanza di diritti. E a proposito di diritti umani, al DAC è in esposizione la mostra contro la tortura. Da 40 anni oltre la tortura, da 40 anni Amnesty International Italia lavora appunto per sradicare il reato di tortura nel mondo e per accendere appunto luci di speranza, per dare voce a chi non ha voce. Proprio il simbolo di Amnesty International, che è la candela, no? La luce che, diciamo, viene contornata di questo filo spinato, sta proprio ad indicare il reato di tortura, su cui Amnesty International pone molta attenzione. Questa mostra ne è proprio, diciamo, la possibilità di entrare in quella che è questa grandissima battaglia e questa grandissima violazione dei diritti umani. La violazione dei diritti umani è sotto gli occhi di tutti i giorni, con quanto sta accadendo ad oggi in Palestina. Qual è la situazione oggi in Palestina? Quali sono le notizie che hai da palestinese? Insomma, la situazione
come abbiamo detto, peggiore ogni giorno, però per questo è importante un'altra volta dare voce a chi non ha voce, vero? Lottare con i palestinesi, le donne palestinesi. La situazione è ormai più di 40.000 palestinesi uccisi, 30.000 di questi sono bambini e donne, per questo è veramente importante dare voce a loro, veramente importante non solamente guardare la TV, sentire la radio, ma anche leggere, su quello che succede nella Palestina e leggere la storia della Palestina anche per capire che succede, per continuare a lottare con loro, continuare a lottare per la liberazione delle donne, dei bambini, dei uomini, di tutti. E serate come queste, insomma, possono dare il loro contributo, penso che insomma su questo siamo d'accordo. Volete aggiungere altro? Beh, io volevo fare un piccolo inciso che magari durante la serata non dimentichiamo nelle violazioni dei diritti umani e soprattutto delle donne, quelle delle spose bambine. È un tema che mi sta molto a cuore, sta molto a cuore ad Amnesty International, è proprio la violazione, come dicevamo insomma, durante tutti i vari interventi per le donne proprio dalla tenera età. Quindi continuiamo a combattere questa grandissima violazione che attanaglia il mondo. Grazie. Grazie a voi.